oggi recensiremo i super pascoloni, ho quello di Violetta, mia cugina, quello dei pony. Bene, iniziamo dai pony, che è tutto da aprire, anche se mia cugina già... Io ho già aperto quasi tutto, mi mancano solo delle penne. Allora, iniziamo. Allora, c'è uscito... Allora, questo nel video sembra grande, ma è piccolissimo, ve lo giuro. E c'è uscito questo qua di Sunset Shimmer. Sunset Shimmer, sì, da colorare con i castelli, lo posso aprire? Sì, sì, certo, se no perché stiamo facendo il video. Adesso le vediamo un po' bene, sì, insieme. È la Sunset Shimmer della Kitty Mark Magic, tra l'altro. Bellissima. Che ha il Kitty. Ok, vediamo un po' è un cartoncino. Sì, e poi qui c'è il piedistallo, dove la tenete, così sta in piedi una volta colorata. Poi abbiamo il DVD. Il DVD che ce lo guardiamo oggi, tanto sì, dormiamo dei nonni. Non so, sì, oggi è Pasqua, sì. Non so, non sappiamo che tipo di episodio è, comunque è solo più giusto. Giralo Greta così lo vediamo. Adesso che abbiamo Twilight Rainbow Shining, non sappiamo di che cosa sia, metterci un brevettino. Oppure numero dell'episodio. Sì, infatti, è una cosa ancora. Come vedete mia cugina ha già il coso. Sì, ho le cose di Violetta del mostrato. Perfetto. Poi infine vi faccio vedere cosa ho ricevuto io dai miei genitori. Sì, le uova, però... Vabbè, poi qui abbiamo questo cerchietto che è un pochettino da bambini. C'è scritto di... Comunque lo apriamo lo stesso. Vai Greta. E adesso aggiungiamo. Ecco. È molto fragile, però mia cugina se lo può benissimo mettere. Però se non ci scrivevano Cutie Mark Magic era meglio, secondo me. C'è punto. Andiamo ai Pony Pop. No, Little Space Shop, che sì, andiamo dalle cose più piccole. No, 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 anzi prima questo. Ah, pastelli, i pastelli. Che servono per colorare prima, se volete. Potete anche colorarlo con i pennelli. Che barboni. Appunto. Adesso ti posso aprire, vero? Sì, sì, certo. No, non manca il pastello. No, non manca, erano solo un po' spostati. Ci sono tutti i pastelli. No, non sono barboni allora. No, non lo so. Ci vorrà un'ingegneria. Bene, sì, recensiamo le scatole, sì, perché sono proprio giochi preziosi. Fra quelli erano pet shop che ci sono nella terra, cioè gli è capitato il maiale. Oh mamma, ma capite, come dice Gloria, lei la mucca va già meglio, ma va, cioè no, capitato il maiale che è inquietante, ma comunque dolce. Vabbè, recensiamo la scatola. Qui abbiamo andiamo un po' a vederlo più da te e due altri di tre spec shop, vediamo il marchio. Qui vediamo un pezzo di strada. E vabbè, per il dietro c'è scritto tutte le spiegazioni, c'è scritto che potete trovare l'applicazione su App Store su Google Play. Qui per il marchio di tanti raster, c'è scritto che c'è un vedete. Qui sotto c'è scritto Lolly Ping Pong, è il nome di questa. Lo apriamo? Sì, vai pure. Lo accediamo. Ecco, volevo non rompere la sfonda. Adesso filma un po' mia cugina. Va bene? No, va bene. Va bene, mia cugina non è tanto capace a filmare. Grazie. Non è proprio tipo il cameraman. Vediamo un sì, po'. Sì, sono capace a filmare. Intanto io vi recensisco l'altra scatola, sì, perché mi no, vabbè, è così. C'è scritto di Sunset Shop.
Vabbè, guarda. Ma ecco, troviamo il biglietto con scritto attenzione quando tutti dentro il trasfaccio. È un po' copiato del My Little Pony, ma vabbè. Lo fa la stessa marca dei sì, dei My Little Pony. Lo so, infatti. Però dico, è un po' copiato, potevano fare qualcosa di diverso. Ok. Vabbè, qui adesso recensiamo l'interno. Poi è così. Poi non potrebbe andare più arrabbiata. E tutti i lì. E poi che vediamo tutti i snack. Vabbè, per qua dentro c'è il vaso. Sì, che non capisco perché comunque, sempre come ha detto mia cugina, a Remo da sciocchi li fanno sempre così. Sì, e mi sembra più arrabbiata. Vediamo se riesco ad aprirla. Ok, ce la stiamo facendo. Aspetta, tolgo un po'. Ecco. Che bella! Carina! Che bella! Sì. Sì. Le ali. Che non ci sono ancora. Ok, una volta altro. Grazie. Vali. Che bella! Anche molto malevole. Carino. Si può girare la testa facilmente, no? Molto carino. E poi è uscita comunque dalla marca di Tutti Magico, come tutti sappiamo. Qui c'è il suo contenitore, la sua scatola. Ok. Molto bello, a me piace. Aspetta. Che carino. Molto bello perché quello dice dell'arcobaleno. Che è molto carino. Oh, questa cosa ti carina. Sì, la molettina comunque è tutto molto carino. Quella lì carina, che bella. Adesso bisognerebbe andare a Pinkie Pie Pop, che ce l'abbiamo qua. Ok. Molto bella. Dice che vabbè, lì ci sono gli esempi, qua c'è la scritta pop. Sì, appunto, sì. C'è tutto scritto qua. Sì, appunto, che qua poi. È un po' difficile aprirla. Veramente con la scatola così di cartone si può facilmente aprire, però non è molto facile. Lo stiamo facendo. C'era l'altra, ora Greta, che è uscita nell'angolino proprio lì, nell'angolo zuccherino. Molto bella comunque, quella dell'angolo zuccherino, che è più brillante. Questa no, come possiamo vedere. Adesso si diverte a spaccarsi le dita. Mia povera Greta. Oh mio Dio. Ce l'abbiamo fatta. Vabbè, anche se io non l'ho aiutata, fa male.
insieme. Vuoi vedere? Posso vedere? Che male. Eccola qua la nostra bellissima Pinkie Pie Pop, stupenda. Comunque l'ho inquadrata un po' più da lontano, sono qua, eccola qua. E vabbè, non fate caso dietro ai muri, le prese eccetera, più tanto qua. Ok, metti la lì. E adesso possiamo fare quella migliorezza basta. Eccola qua, e la sua punta, da una parte scrive rosso, da una parte scrive normale. E qua vabbè, ci sono Pasqua comunque, vabbè, lo saprete già ovviamente.